Ciao a tutti! Oggi prepareremo il panettone gastronomico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, burro, sale, latte e tuorlo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito di birra fresco e lo zucchero. E azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina. Il sale e il burro. Facciamo impastare per 5 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. È molto soffice. Trasferiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Abbiamo ripreso il nostro impasto, trasferiamolo su un piano di lavoro infarinato e sgonfiamolo con le mani. Trasferiamolo in uno stampo per panettone da 750 grammi. Facciamo lievitare in forno spento per almeno un'ora. Abbiamo ripreso il nostro panettone, adesso lo spennelleremo con l'uovo e il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. Mettere nel forno insieme al panettone un pettolino con dell'acqua e dopo 20 minuti di cottura coprire con un foglio di carta stagnola. Il panettone è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di farcirlo. Panettone gastronomico. Grazie e alla prossima ricetta!